Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace Pro, seguiamo la nostra avventura con il gioco di Resident Evil 7. Allora amici, ho guardato un po' la mappa e da quello che ho visto la chiave scorpione non ci serve più. Ok, dunque ci rimane da andare a vedere esattamente questa cosina qua. Vediamo un po', che è la foto di un tesoro, che dice che è qua. Allora, ho nascosto qualcosa di interessante qui, prova a trovarlo. Quindi adesso vado a vedere un po' se c'è qualcosa di interessante davvero. Porrò dietro anche gli psicofarmaci in modo tale che magari possiamo provare a utilizzarli. Ok, nell'episodio precedente abbiamo seccato il boss. Meno male, la vecchia è stata parcheggiata qua adeguatamente. Ok, rimanga lì, bella tranzolla. Quindi di conseguenza qui non ci dovrebbe essere più nessuno che ci venga a correre dietro. Ok, allora vediamo un po'. Dunque il tesoro dovrebbe essere qua. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Ah, FF, vediamo. Steroidi. Ok. Allora, possiamo tornare da dove siamo venuti. E sinceramente direi che potremmo andare a utilizzare la terza testa di cane che abbiamo raccattato, in modo tale che così possiamo vedere di fuori uscire. Ok, passiamo direttamente da qua che siamo più comodi. Ok. Dunque, altre cose, ragazzi, sinceramente non possiamo fare qua in questa zona perché non avendo il grimaldello, non possiamo andare a scassinare le ultime serrature che ci mancano da aprire. Il telefono è sempre guasto, vediamo un po'. Yes, ok. Adesso inseriamo la terza testa di cane e vediamo un po' il da farsi. Allora, siamo fuori ragazzi, siamo fuori. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata in giro. Vediamo un po' la mappa. Dopodiché vediamo un po' il da farsi, eh. Polvere da sparo, la raccattiamo adeguatamente. Ottimo. Quatti quatti, qua mi sembra che c'è da vedere qualcosa, moneta antica, ok. Allora, lì c'è una roulotte. Un giardino. Allora, innanzitutto controlliamo questa zona qua. Ok. Vediamo un po' il da farsi. Ok, porta chiusa, quindi di qua non si esce. Ok, ci rimane questa porta qua. Ok, e la roulotte, questa porta qui. Ok. Polvere da sparo, ottimo.
Raccattiamo tutto quello che è possibile raccattare. Vediamo qua. Chiuso dall'altro lato, quindi niente. Allora, qua mi sa che non possiamo fare nulla, perché non abbiamo niente di adeguatamente interessante a poter inserire. Integratori. Erba, ok. Quindi abbiamo visto tutta la zona, vediamo un po' la roulotte. Ok, visto un altro bel baule. Quindi possiamo lasciare giù un po' di cosine utili, un videoregistratore, un'altra moneta antica. Ah, c'è un'altra pistola lì dentro. Ok. Questa è la foto del quadro che abbiamo visto all'inizio, è troppo tardi per loro, ok. Dunque. Mi sento sempre più strana, presto diventerò come mamma e papà, la colpa è di lei. Forse dovrei fuggire? No, non posso. Se lei scoprisse sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato qui, mia, sa qualcosa. Se solo avessi il siero potrei curarmi. Devo scoprire di più. Ok. Rigor. Vabbè, dai, qua è ancora non decente, però in così caso non è come le altre schifezze che abbiamo beccato prima. Dunque, qua ci dovrebbe essere un tracobetto, un tracobello, un tranello, qualcosa di steroide, aumento della salute. Quindi 3, 5, 9. 3, 5, 9. Telefono. Ok, non funge come sempre. Magari di Zoe. Vabbè, può essere anche della vecchia. Chi te lo dice che è di Zoe? Ok. Pistola rotta. Non posso per salvare, ok. Prendiamo il telefono. Ce l'hai fatta. Sei il primo a essere arrivato così lontano. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia. Siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è, l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò Mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre. Ah, ok. Ok, ragazzi. Allora, guardando la mappa ho visto che si è aperta questa porta qui che prima era chiusa, quindi ho fatto un bel salvataggio e di conseguenza possiamo procedere. Ok.
Qua non c'è niente, no? Proviamo adeguatamente. Che non si sa mai. Qua nata. Allora. Questo c'è per fucile. Qua vermi. Qua nulla, ok. Perfetto, gli insetti stupidi li abbiamo ammazzati. Allora, vediamo un po' questa porta qua. Combustibile solido. Ok, da quello che mi ricordo avevano trovato un lanciafiamme quando stavano guardando la videocassetta. Direi che questi ci vuole il combustibile. Ok, che l'avevamo visto appunto precedentemente, eh? Come stavo dicendo, nella videocassetta che avevamo visto di Mia. Ok, qua non possiamo scendere, meno male. Che è un po' un putridume. Allora, là c'era qualcosa da raccattare, ho visto, però non ho fatto tempo a prenderlo. Troviamo tutto. Cartuccio per fucile. Allora, ammazzatevi. È enorme sto posto qua, ragazzi. È veramente grosso. Non ci vuole per forza il lanciafiamme. Allora, andiamo qua. Beccuccio bruciatore, ok. Pianta. Altro non vi è da raccattare. Ok. Allora, quindi a quella parte di là mi sa che dobbiamo attendere da raccattare il bruciatore. Ok. Cioè il bruciatore, l'altro pezzo del... Corri, corri. Dobbiamo andare di sopra. Oh, sta fermo. Ok. Allora, se noi stiamo a sorseggiare, non ci ammazzano lo stesso. Ok. Ok, perfetto. Quindi. Andiamo a disseccare questi insetti stupidi qua. Ok. Ottimo. Allora, di là siamo andati.
Mappa della vecchia casa, perfetto. Ok. Qua c'è il grimaldello. Strano che non c'è niente. Strano, molto strano. Allora, noi l'avevamo visto qua. Fluido chimico, cartucce per fucile. Nel filmato l'avevamo visto qua il... Eccolo qua, però non ci sta. Ok, ottimo. Oh, qua possiamo salvare e qua possiamo prendere lo zainetto, ragazzi, che ci stanno più oggetti. Perfetto. Vediamo se ci sta anche questo, il bruciatore. Ottimo. Ed è anche un bel posto per salvare. Vediamo un po'. Allora, noi abbiamo il beccuccio e l'impugnatura. Combiniamo, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Ok, perfetto. E adesso abbiamo anche questo qua. Allora, direi che possiamo andare a provare a ammazzare gli ultimi animaletti qui là, schifosi puzzoni, con il lanciafiamme. Sono più resistenti del previsto. Lei è di sopra, non salire, va bene. Prima di salire però ammazziamo anche questo qua di qua. Ottimo. Così possiamo finire di perlustrare adeguatamente e abbiamo trovato anche un passaggio che ci porta esattamente in cantina. Ok, no, non mi rompere gli zebedeo, non ti amo più. Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... Ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Papà, giusto? Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! Merda. Ok. Andiamo di male in peggio, ragazzi. Andiamo di male in peggio. Allora, però abbiamo raccattato quel coso là. Possiamo andare di sopra ad aprire. Moneta antica. Ad aprire la porta segreta. Passaggio di qua perché di là sentivo che ronzavano ancora gli insetti. Sta scorreggiando. Spostati, spostati da qua, spostati da qua. Allora, dobbiamo andare.
Ottimo, ragazzi, se ne va via. Perfetto, riusciamo a inserire qualcosa adeguatamente, come nel filmato di Mia. Perfetto. Allora, innanzitutto farei un bel salve, visto che qua è il punto di salvataggio. E possiamo insinuarci nel pertugio. Vediamo bene la mappa, che è qua. Zitti, zitti, quatti, quatti. Cazzo, 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 cazzo! Cazzo, cazzo. Cristo santo! Dai, qualche vermino, non ti lamentare, su. Ok, qua siamo dall'altro lato, eh. Qua ci manca l'oggetto che avevamo visto esattamente nello scantinato con Mia, quindi qua sotto mi sembra. Nel filmato l'avevamo visto, sì. Allora, questo lo rompiamo adeguatamente. Andiamo a raccattare questo qua. Manovella, perfetto. Così anche questa è fatta, eh? Inserendo la manovella va a manovrare un ponticello. Ok. Manovella questa qua. Perfetto. Perfetto. Qua c'è la chiave, ci vuole una porta, cioè c'è la porta con la chiave di corvo. Fluido chimico. E vediamo un po'. Allora, Zoe, hai provato di nuovo a intrufolarti al piano di sopra, eh? Credevi che non me ne sarei accorta? Anche dopo quello che è successo a Evelyn, continui a sblaterare di quella strana medicina. E cosa credi di fare con il mio altare? Tieni alla larga quelle tue dita appiccicose, nessuno tocca il mio sacro altare. Pensi che io e tuo padre ne siamo accorti, siamo degli idioti, ok? Patetica ragazzina viziata, vorrei che tu non fossi mai nata. Perdonami, è patetica che la tua aria di superiorità, che credi di poter abbandonare la nostra casa dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Patetica, ok. Se mai ti becco a toccare il mio altare, ti taglio quelle tettine e le servo come bresato. Va bene. Ok, qua purtroppo non possiamo far nulla. Allora, ragazzi, io direi che potrei andare a salvare. Dopodiché, nel prossimo episodio andremo a controllare meglio questa zona qua e vedere se la vecchia maledetta ci rompe ancora gli zebedei. Bene, amici, io direi che il nostro episodio termina qui, spero che la nostra avventura vi stia piacendo, in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se è piaciuto il filmato lasciate un bel like, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay, un saluto a tutti da GraceGamer78.